un evento particolare, l'inaugurazione del lungoporto Gramsci. Lei ha ritenuto di abbinarci anche la festa dei bambini per il carnevale. Questo è un abbinamento che ha dato ottimi risultati. Beh, direi di sì, vista la gente, la partecipazione, ma non poteva che essere altrimenti, anche perché finalmente facciamo vivere ai civitavecchesi questa splendida terrazza che ha una veduta meravigliosa sul porto storico, sul porto antico. Quindi io invito comunque, a prescindere dalle occasioni che noi organizziamo qui sul lungoporto Gramsci, tutti i civitavecchesi di godere di questa meravigliosa, insomma, passeggiata, perché comunque riconcilia anche un po' con tutto, con l'ambiente, col mare, e quindi basta semplicemente magari creare quel flusso e quel passaggio giusto. Adesso vediamo anche di correttamente far confluire anche qualche turista, che credo che sia cosa abbastanza importante. E altre iniziative per il carnevale: sembra che abolite ormai definitivamente i carri e che si passi invece a recuperare un certo genere, vale a dire la festa in piazza. Sì, io penso che anche che quest'anno faremo qualcosa di questo genere, ci stiamo lavorando per l'ultima domenica di carnevale. Un ballo in maschera che coinvolga tutta la città? Magari, scuole di ballo incluse, va benissimo, come no?